tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, male il settore petrolifero. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano troviamo STM e Finmeccanica. Più forti ribassi invece si verificano su Saipem, che continua la seduta con un meno 2,06%. Sui livelli della vigilia lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,33%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti cala leggermente il surplus commerciale nell'area euro, mentre l'industria giapponese frena ma meno del previsto. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla produzione industriale e la fiducia dei consumatori dagli USA. Partenza negativa per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 riporta un misero meno 0,22% in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA che si muove in frazionale ribasso.